Buonasera a tutti, quest'anno il congresso è incentrato su due concetti fondamentali. Il concetto di leggere le tappe principali del nostro passato, i 70 anni SIFO che si celebrano oggi e quest'anno, mentre a partire dalla lettura del nostro passato vogliamo leggere e costruire il nostro futuro, basandoci su tre concetti fondamentali che sono le tre pietre fondanti almeno per questo congresso, cioè clinica, etica e managerialità. La clinica in quanto cercare di trasformare quello che è la professione del farmacista ospedaliero in un'attività più vicina ai medici, ai pazienti e agli infermieri, cioè più vicina al reparto, e quindi un'attività di farmacia clinica da sviluppare in maniera più aderente a quelle che sono le necessità delle aziende sanitarie moderne. L'etica in quanto etica dell'informazione, cioè un'informazione basata su evidenze scientifiche e non semplicemente sul sentito dire, come si è visto in questi anni di pandemia, dove i social hanno gestito l'informazione senza nessuna base scientifica delle cose che venivano portate all'attenzione dei singoli. La managerialità, perché ormai tutti noi farmacisti ci troviamo a gestire un gran numero di risorse economiche e anche di personale, sulle quali siamo chiamati a interfacciarci con il management delle aziende sanitarie, con gli amministrativi, con i medici, con i reparti, con i pazienti, e quindi è una delle attività che ci assorbe maggiormente in questa sanità del futuro.